tutta una mafia. L'Inter. Vogliono subito vendicarsi Gunners. Mattia Russo, pensa alla botta, Cinzi lo fronteggia, il tocco dentro, l'Inter, centrale, uno centrale. Guadagnato metri, è arrivato, arrivato sul fondo, e lui a toccarla però. Rimessa laterale in favore dello Schalke, Giovanni Russo. A fondo, no, c'è la parsa rimessa. Gizzi, il controllo, vede Russo, prova a servirlo. L'intervento di Mattia Russo, mano, secondo l'arbitro. Ci sarebbe mano, non sono d'accordo i Gunners, si può battere rapido. Gizzi batte rapido, male però. Palla tosta a Prudenzi, palla subito persa. Litera, ora vorrebbero un fallo di mano commesso dallo Schalke per avere i Gunners. L'arbitro Cestaroni non ha la minima intenzione di far sottostare le proprie decisioni. Quel che dicono ovviamente i giocatori in campo. Mattia Russo, grandissimo exploit a fermarlo poi Prudenzi, pur senza intervenire sulla sfera. Vorrebbero anche il fallo i giocatori dei Gunners. Sarebbe voluto un fallo per il braccio che Prudenzi avrebbe allungato troppo. Cubides intanto sta rischiando quei secondi, il calcio di punizione. Calcio di punizione dal punto in cui Cubides ha finito i secondi. Davvero inaspettato. Tambone sulla sfera, Litter e Mattia Russo pronti a battere, il tocco troppo lungo, Mattia Russo calcia in qualche modo, tambone va anche lui, Russo disinnesca, e allora Prudenzi, astuto, poi Litter a fronteggiarlo e Litter a metterla fuori. Dunque rimessa laterale in favore dello Schalke che ha scampato questo pericolo, guadagnato tantissimi metri Prudenzi, va a battere da un punto comunque sommario, retrocede fino quasi alla linea mediana e poi la dà a Gizzi. Gizzi dentro per Giovanni Russo, di prima intenzione non riesce a controllare Prudenzi, fastidiosissimo clacson in background nel frattempo. Continuiamo a riprendere il bello della diretta, e poi diretta non è perché lo state vedendo su YouTube, ma va bene lo stesso, perché ormai l'abbiamo detto. E allora Andrea Antonelli fuori con l'esterno, anche con una certa nonchalance, particolarissimo il modo in cui l'ha messa fuori, tranquillo, possiamo anche smettere di parlare di quello che ha fatto Antonelli lì, e piuttosto invece raccontare il fallo di Marino sull'Intera, comporta una punizione. Tempo chiede il tempo, squadra di tambone. Dall'altra parte per Valerio Russo, vediamo un po' cosa fa, c'è un intasamento generale lì, c'è lo Schalke che ha ripiegato interamente sotto i suoi 10 metri, Litter manda giù Marino che già sta rialzato però, Litter al tiro, Bussone alla respinta, e allora ancora Litter, ci schiodano a quella metà campo i Gunners, Mattia Russo avanza, pensa alla botta alla prova, Giovanni Russo respinge, e allora Litter al controllo, evitato Bussone, Valerio Russo, finta di corpo, rientra ancora, trova il varco, va a servire Litter che retrocede. Mattia Russo incita i suoi a far girare la sfera piuttosto che a forzare. Difatti poi arriva il varco, Prudenzi a chiudere sapientemente la marcatura di Mattia Russo. Poi non è stato servito proprio probabilmente grazie al suo zero. Bussone col tacco, molto bene, Marino ancora dietro per Bussone. Che la retroguardia dello Schalke sia cosa collaudata e ben funzionante non è una novità. Pochissimi i gol incassati, una media gol subiti da squadra d'alto playoff. Tuttavia la fase realizzativa non è riuscita a compensare così bene da permettere di raggiungerla quella fase alta off. Ma solo a concedere effettivamente un campionato comunque egregio agli uomini di Giovanni Russo che in questo istante va a sacrificarsi in retroguardia contro più avversari. Come vedete anche quando non riesce a recuperare la sfera tampona comunque i danni, lettera. Un po' a risparmio sembrerebbe oggi Capitan Russo, probabilmente si confonde il suo sacrificio in punto di retroguardia di quest'oggi con la versione diesel o risparmio di cui stavamo parlando un attimo fa. Qualche soluzione l'ha provata, ma è costretto a tenere d'occhio tutta la difesa. Mattia Russo prosegue, suolata, vede tambone, tocco, Prudenzi intercetta, Giovanni Russo, tocco d'esterno, buono, ancora migliore però l'intervento di Mattia Russo, 3 contro 2, due avversari fra i propri compagni per Mattia Russo, tanto Kubites, buono qui, Marino di prima intenzione, molto bene per Prudenzi che è solo davanti a Tonelli, lo batte ancora una volta e riapre ulteriormente la sfida. In placcone Edoardo Tambone, Kubites, a fermarlo a mettere in fallo laterale, seguiamo ancora Tambone, tocco fuori Valerio Russo, serragliato in questo solo istante il gruppo dei Gunners e Bussone va a barcare l'assedio con una sortita efficiente, con una palla in fondo alla rete, la terza in questa ripresa. Bussone va a negarglielo, Kubides sarà a ferrare la sfera, attende l'arrivo dei compagni, sapiente il suo lancio per Giovanni Russo che prosegue, s'arresta, fa andare a vuoto Litter, Gizzi, arriva anche Bussone, passaggio sbagliato ed è da ultimo uomo, nessuno prova a tornare effettivamente, Kubides è solo, Kubides la salva, solo contro 3 avversari, ma non è finita perché Tambone va a toccarla dentro per Mattia Russo, Mattia Russo vuole il lob, Tambone si segna lo stesso,
incredibile, si è arresa la difesa dello Schalke lì dietro. Incredibile, non sono riuscito a tornare in tempo e ha colpito comunque Tambone. Sesto gol in questo match per Edoardo Tambone, capitano dei Gunners, alla sua prima 70 League. Tambone, fuori, Bussone! E allora Gizzi, non si è arreso lo Schalke però. Prova ad uscire Mattia Russo, intervento difficile da interpretare, l'arbitro lo segna lo Schalke. Attende Gizzi, dentro, mano di Mattia Russo alla larga stavolta. C'era stato un gesto di sportività. C'è stato un gesto di sportività da parte di Mattia Russo. Aveva giustificato l'arbitro sostenendo che non potesse vedere in occasione della precedente decisione in favore dello Schalke. Gizzi e Russo sul pallone, si sta allontanando Gizzi, sarà il mancino del capitano ad attentare alla porta di Andrea Antonelli. Mattia Russo e Coccia vanno a schierarsi in trapposizione in barriera. Non ho idea di cosa io abbia detto, mentre Tambone va a impossessarsi della zona interna alla porta. Vi prego, battete sto di una maniera distanza. Giovanni Russo, parte la porta! Il pallone finisce sul palo interno, chiediamo scusa per l'esclamazione muta, ma cioè sembrava addirittura fosse entrata per un istante. Sembrava aver colpito la parte interna della porta. Invece effettivamente no, ma certo, parlavamo della nostra prima pressione. Gizzi per poco non segna, senza neanche tirare. Ma la partita è ancora accesa. Pallone nel frattempo è uscito, Litter ha conquistato la rimessa, Tambone prova a voltarsi verso la porta, poi invece sceglie Mattia Russo in retroguardia. Eccolo qui, ultimo uomo dei Gunners, che la va a dare dentro per Litter, il quale attende, tocca ad esterno, Marino però riesce a fermare l'avversario. Si vanno a proporre nel frattempo i due biondissimi attaccanti dello Schalke, Bussone e Gizzi. Gizzi, un'apertura, volata straordinaria per Damiano Bussone che arretra, resiste, attende, mette dentro e poi il miracolo di Antonelli. Con Tambone che spazza, signori, cazione, che grandissimo pallone di Andrea Gizzi qui. E ottima anche l'assistenza di Bussone, come anche la retroguardia. Ottimo tutto in questa azione, tutto straordinario, non è per eccessivo buonismo, signori, è che effettivamente si sono comportati tutto il sacco bene. Indecifrabile, motivata calata dialettale nella fine della scorsa frase, non abbiamo idea di per quale ragione. Intanto Mattia Russo tenta un numero che gli porta però il pallone fuori dal campo. Pallone fuori dal campo. Pallone altissimo. Kubides di testa, attenzione a Coccia, ha tentato, già una volta aveva fatto malissimo da quella distanza, e anche Maggiore, già una volta alla siesta nei triangolari precampionato aveva colpito da quella distanza. Tanto pallone per Gizzi, vediamo cosa fa, palleggia, arriva Bussone, bel servito di tacco, il pallone per Prudenzi, buona la palla per Gizzi, Gizzi resiste, pensa al lob, se la porta quasi fuori, tocca dentro e perde il duello con Tambone. Grande occasione per lo Schalke, che chiude davanti, Gizzi, Bussone, tiene sotto suola. Palla indietro per Marino, ultimo uomo. Pensa alla botta, la prova. Fuori. E Antonelli a cercare il lancio lungo sull'Itter, a ripensarci. Servì il coach. Col mancino dall'altra parte per Tambone. Tambone ancora. Vediamo un po' cosa fa. Pallone fuori. Tambone. Attenzione perché c'è l'Itter di là. È servito. Sta arrivando Bussone. L'Itter contro Kubides. L'Itter, Kubides, granitico. E poi punta addirittura Tambone. Riuscendo a resistere entro il limite dei secondi. A servire bene Gizzi. Vediamo un po' Gizzi. Contrastato. Fermato. Senza fallo per l'arbitro. Toccato Kubides. Prudenzi si continua. Pallone finisce fuori. Prudenzi. Servito da Marino. Resiste però Coccia. Lo ferma. Fuori manda. Rimessa laterale in favore dello Schalke. Sotto di due in questo incontro. Sotto di due nell'incontro d'andata. Quattro sono ancora le reti che li separano dagli avversari. Per un pero non diventano tre. Antonelli a fermare Prudenzi. Numero poi di Coccia. Verticalizzazione splendida per Littera. Pensa al pallone. Ha tolto di nulla. Sta sfiorando ed ha sfiorato un grande gol. Kubides. Rinvio rapiderrimo. Kubides ha servito Damiano Bussone che poi è riuscito a saltare l'uomo, a toccare dentro per Marino, il cui controllo è bastante, poi per metterla a Prudenzi, ma c'è Mattia Russo lì in mezzo, resiste alla carica, fermato, rimessa laterale in favore dello Schalke, e allora Damiano Bussone ha cercato di metterla in gioco, invece a quanto pare dei Gunner. Centrato con Prudenzi, se era sotto i due metri, Gizzi alla botta, fuori, identico il tiro a quello di Marino, sono un poco più basso, e allora possono rifiatare un minimo i Gunners, che però provano a riproporsi immediatamente in zona offensiva, Tambone dall'altra parte per l'Inter che manca il controllo. Dunque si va a giocare questo finale con un clima ancora teso, quindi essere un altro gol, gli uomini dello Schalke potrebbero seriamente tentare l'assalto finale credendoci. Tre gol in questa partita, sono pochissimo, intanto Bussone ha seminato due uomini, viene fermato da Coscia, finisce a terra, c'è fallo, forse si poteva addirittura concedere il vantaggio in quanto correva Prudenzi da di là. Quarto fallo nero. E anche l'ultimo dei falli che possono permettersi Gunners prima di veder tirato un appunto un tiro libero da parte dello Schalke contro Antonelli. Andrebbe uno fra Bussone e Giovanni Russo e noi crediamo che vista la situazione si preferirebbe la soluzione spietata del giovane
Bussone, che anche, che peraltro è lo stesso, si appresta a calciare adesso. Bussone! E salva Mattia Russo, incredibile, sulla linea di porta. Come prima era capitato di fare a Marino, lancio lungo, Kubides con prontezza, stoppar col mento, Prudenzi cerca di soccorrerlo, Tambone si impossessa comunque della sfera, Prudenzi gli impedisce di tirare, Coccia resiste, appoggia per Tambone, il suo controllo col tacco lo riporta ad avere la possibilità di puntare un uomo, di punta tutti e tre, gli va bene tutto sommato, Littera, gioca con la sfera, sta inserendo Coccia, il tocco è intercettato da Prudenzi, Marino, rimbalzo fortuito, palla per Bussone, vediamo un po' Bussone cosa cerca di fare qui. C'è il pressing da parte di Coccia, evitato, almeno parzialmente, vediamo un po' Bussone, ancora una volta gli riesce questo numero, due uomini in mezzo, Bussone, vediamo un po' cosa fa, attende, calma il Reale, Mattia Russo a sottrargli la sfera, a far partire un 2 contro 1, Gizzi, surrealmente, è chiamato a difendere da ultimo uomo, viene saltato pur generosamente, Tambone dentro, settimo gol di Edoardo Tambone, e grande corsa di Mattia Russo qui, prova a chiudere a testa alta, Gizzi, ultimo uomo, Giovanni Russo, controlla, attende, prova, velleitario. Velleitaria la soluzione. Esiste Antonelli. Littera sulla sinistra. Aspetta il numero, Giovanni Russo. Non permette che ci si spinga fin qui. Poi Tambone gliela prende. Ruba il pallone. Russo ancora a insidiare. Gizzi si reinventa con una certa classe lì dietro. Verticalizzazione, Prudenzi. Due uomini ai lati. Giovanni Russo calcia. Male, male, male. Fuori. Ma Ciarcià potrebbe evitare con metà qui dietro. Pallone sul fondo, qui c'era una maggiore occasione però di quanto sia stata effettivamente messa a frutto Gizzi, fallo di mano. L'arbitro lo fa continuare. Vantaggio, 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 Tambone, Tambone in area di rigore. O quasi, perché Prudenzi lo arresta. Kubides, due a rimorchio. Scusatemi, nessuno a rimorchio, due marcatura. Kubides riesce a rubar palla, a servire a Bussone, sa che deve sbrigarsi, va addirittura a sovrapporre Kubides stesso. E allora Bussone a valicare la metà campo, a cercare un compagno, a non trovarlo. Giovanni Russo cerca di intervenire, la tiene viva per un istante, poi Mattia Russo. E Gizzi stavolta ha chiamato la difendere addirittura la porta. Il tocco di Tambone e Gizzi la salva. E poi Giovanni Russo, la sfortuna la porta ancora lì. E Littera va a saltare Gizzi. E Littera va a servire dentro Tambone, Tambone colpo di tacco. Hai ceduto il capitano dei Gunners. Ha provato addirittura il colpo da maestro. Adesso è uscito in questo momento il protagonista assoluto di questa sfida, Edoardo Tambone, almeno a livello realizzativo. Bussone, Bussone sta caricando, è arrivato dall'altra parte, Bussone fuori di nulla, meritatissimo sarebbe stato il gol. Sta battendo. Non è sul fondo. Pallone sul fondo per gli ultimi scampoli. Siate che mi ha 2015. Affronteranno con tutta probabilità il Valencia. C'è un lobby in mezzo, intanto Prudenzi, chiamato al controllo, riesce a uscire. E poi se la porta fuori però dal campo, battuta rapida, c'è Littera, saltato Gizzi, 9 metri, destro, Kubides blocca, attende, pensa di uscire, Bussone, attende Russo, si ferma, arrivano due avversari a fronteggiarlo contemporaneamente, Bussone riesce a forzarne la marcatura per un pelo, e poi deve venire fermato da Coccia però, Bussone sulla linea, tocca corto, Prudenzi, duello con Valerio Russo, gliela sottrae, si riparte, ancora Gizzi chiamato alla difesa solitaria, Valerio Russo lo punta, Valerio Russo, tocco dentro, Littera, Kubide su di lui, Gizzi sulla linea, pallone fuori, finisce qui. Grazie. Gianni in finale, c'è anche in finalina con tutta probabilità contro il Napoli.